gestionare è un po' il metronomo dell'attività dell'azienda, è quello che ci permette da un lato di regolare i processi, di misurarli, di monitorarli, di pianificarli, e dall'altro che ci dà il feedback, cioè ci dà tutti i dati che poi ci servono per analizzare l'attività che abbiamo realizzato e fare una valutazione del lavoro che è stato fatto e poi attivare le azioni di correzione, di miglioramento e fare un'analisi di quello che è il valore creato nell'azienda. Quindi quello che con Silvio, con Antonio e anche con Marco Datti ci siamo detti nelle fasi, diciamo, quando loro mi hanno presentato questo gestionale che era ormai pronto per essere utilizzato dal gruppo Fox e poi proposto, diciamo, al mercato, ho subito pensato di dire cosa possiamo fare insieme per dare ancora qualcosa di più rispetto a quello che è l'operatività. E abbiamo pensato di mettere a punto insieme alcune attività che, unite al software, potessero aiutare le aziende di gestione a creare valore all'interno delle aziende, perché sapete bene che i dati, se nessuno li guarda, non servono a niente. Se vengono elaborati in maniera non corretta, addirittura sviano la gestione, e se invece vengono analizzati nella maniera corretta e sono uniti a quello che io chiamo best practice, cioè sostanzialmente delle modalità di gestione, di analisi e di scelte che rappresentano a livello di innovazione quello che lo strumento in sé rappresenta, credo che possano essere utili alle aziende. Molte delle aziende che sono qui oggi sono aziende che poi ci conosciamo molto bene, abbiamo avuto modo varie volte di affrontare anche questo tipo di tema, però molto spesso, per dire, lo strumento rappresentava un limite. Quindi adesso lo strumento c'è e quindi, tra virgolette, non abbiamo più armi. Cosa possiamo fare per costruirci sopra del valore? Dal mio punto di vista, il primo aspetto è focalizzarsi sull'importanza dei dati affidabili in tempo reale. Ora, non vi sto a ripetere le cose che avete già sentito, però credo che su questo punto siamo tutti d'accordo. Cioè, avere dei dati certi, io non ho dubbi su quel dato, sono in tempo reale, mi aiuta a lavorare meglio e a gestire meglio i processi e le decisioni. In particolare, uno degli aspetti sui quali noi ci siamo sempre confrontati come consulenti è quello di avere dei dati diretti, non rielaborati. Io quando vedo i fogli di Excel, prendo una parte, prendo l'altra, comincio ad avere un po' di sfiducia sulla possibilità nel lungo periodo di fare un lavoro fatto bene. Sempre qualche errore me lo riporto e c'è qualche problema. Avere uno strumento che ti permette di prendere il dato subito dalla fonte senza rielaborazioni, credo sia uno dei valori aggiunti maggiori di questo prodotto che ci è stato presentato. L'altro aspetto, la possibilità di pianificare delle attività e di essere certi di proprio i collaboratori tutti, il giorno che sono più svegli, il giorno che sono un po' meno svegli, il giorno in cui sono interose, quello che lo sono meno, io sono sicuro che le attività vengono svolte in quel modo perché lo strumento è, come dire, quello che dà lo stimolo all'operatore per fare le cose in quel modo, per raccogliere quel dato, per evitare errori, per evitare che si dimentichi di fare qualcosa. L'altro aspetto che sempre ci serve è avere l'aggiornamento del dato in tempo reale, altrimenti questo successo anche banalmente nelle attività operative. Io mando fuori qualcuno a fare un giro perché ho visto che ieri c'erano dei soldi in un locale e poi la macchina paga un po' più di quello che doveva pagare, in quel momento lì, quando l'operatore arriva, io non ci sono più, ho perso del tempo, ho perso delle risorse, non sono riuscito ad ottimizzare il valore. Da questo punto di vista, per esempio, con diversi clienti stiamo utilizzando questo tipo di strumento per ridefinire i processi e l'organizzazione proprio dei giri delle persone e dell'organizzazione del lavoro.
uno degli aspetti sui quali le aziende in questo momento di gestione stanno cercando di fare dei risparmi è proprio anche sull'uso degli automezzi, dei chilometri fatti, il tempo gestito fuori dall'azienda per renderlo più operativo. Questo tipo di possibilità ci aiuta molto. Chiaramente dobbiamo rivedere i processi in funzione di questo, perché se io faccio i giri settimanali e va bene, ho fatto dei fatti e non li posso più rifare, è chiaro che questo problema non, questa possibilità non mi aiuta a risolvere e a migliorare questo processo. L'altro aspetto, l'abbiamo visto, consente di profilare bene i clienti, le aree, le zone, il tipo, la squadra, l'esattore, e questo ci permette di capire come, per esempio, omogeneizzare le performance delle varie aree della nostra azienda, dei clienti, delle aree territoriali, degli esattori. Una delle cose che mi è sempre capitato di vedere nelle aziende, difficilmente c'è un equilibrio di carico di lavoro tra gli operatori dell'azienda che stanno sull'esterno. C'è l'esattore che gestisce un numero di locali più grande, quello che ne gestisce meno locali, quello che gestisce più macchine, meno macchine, che ci mette più tempo, che ci mette meno tempo. Con questi strumenti sicuramente siamo in grado di riposizionare meglio e, credetemi, ma lo sapete bene anche voi, anche, come dire, il clima aziendale spesso risente del fatto che i dipendenti pensano che ci siano dei favoritismi, in realtà molto spesso è semplicemente che i dati non possono essere analizzati in maniera così puntuale per poter prendere delle decisioni. L'altro aspetto che spesso mi sono trovato ad affrontare è anche quando ci sono i dati, poi bisogna usarli. Mi permetto di raccontare una battuta. Cliente, un po' di tempo fa, un'azienda molto grande, una delle più grandi di gestione d'Italia, prende un nuovo direttore generale. Il direttore generale comincia ad analizzare i processi, utilizza un gestionale, tira fuori dei dati, fa delle rielaborazioni e poi fa le sue valutazioni sul modello organizzativo, sulle persone, su come si potrebbe vedere le cose. Io poi torno dal cliente dopo 3 mesi e gli dico: ma dov'è il direttore? No, l'ho mandato via. Non lavorava bene, ma no, sai qual è il problema? Ha detto che qui non andava bene una cosa, qui non andava bene un'altra, qui dovevamo cambiare. Queste persone con su performance, ho detto, o mandavo via tutti o mandavo via lui. L'unica possibilità che avevo era mandare via lui. Ecco, io credo che ci sia una corretta via di mezzo, cioè vedere tutte le cose nello stesso modo e utilizzare il dato non come diciamo, la possibilità di punire qualcuno, ma come occasione per il miglioramento. Perché? Perché possiamo fissare dei target di miglioramento, ma anche target condivisi. Se io faccio vedere al mio cliente, al mio esattore, cos'è che non va e qual è la potenzialità, possiamo insieme definire dei target per quel cliente, per quella zona, per quell'area. Se invece, come dire, io chiedo in generale ai miei dipendenti, ai miei collaboratori, ai miei commerciali un'azione di miglioramento, ma non sono specifico, probabilmente nessuno si sentirà coinvolto fino in fondo e potrà capire in maniera puntuale quello che può dare. Definire degli standard oggettivi, anche qui veramente non vi porto l'aneddotica di anni e anni di attività, ma sulle idee di qual è il migliore cliente dell'azienda, abbiamo veramente speso ore e giorni perché era difficile riuscire in maniera oggettiva a capire qual era il cliente che dava più margine all'azienda. Perché? Perché non è mai finita, non è solo quello che io porto a casa in euro alla fine del mese, è il tempo che devo dedicare, le risorse che devo dedicare, il capitale investito. E quindi anche tutti quei ragionamenti relativi al CapEx che io ho bloccato in quante macchine, quali macchine, con quale costo, con quale capitale investito, con quanto immobilizzato, con quanti furti, con quanti danni, con quante riparazioni. E questo sui grandi numeri fa la differenza e voi sapete bene che purtroppo questo settore ha visto un'erosione del margine molto forte e queste attività che 10-15 anni fa sembravano fantascienza, oggi chi
chi più chi meno tutti stanno cercando di implementare. Rende palese che esiste un controllo. Qua, altra battuta, ricordo questo, un altro cliente a un certo punto, un suo dipendente che sapevamo tutti che probabilmente rubava, viene beccato in flagrante e viene condannato. Lo condannano per il furto. Io vedo l'imprenditore e dico, ora dai, almeno ce ne siamo liberati, sì. Però mi dispiace. Come mi dispiace? Mi dispiace perché è stato arrestato fa. No, mi dispiace perché non era così male, sai, gli hanno detto che l'hanno condannato perché ha rubato 45.000 euro, ma potevano fare molto di più, Mi si è rubato così vuol dire che non era così male alla fine. Allora, questo è un tema, credo, sul quale siamo passati tutti, cioè sapere che c'è un controllo, che questo controllo viene esercitato in maniera puntuale, che tutto quello che viene fatto viene tracciato, è veramente uno stimolo per tutti a comportarsi in maniera rigorosa e a cercare di fare le cose nel miglior modo possibile, e aiuta veramente il miglioramento delle performance. Responsabilizza e coinvolge i collaboratori nell'implementare e aiuta l'imprenditore nell'implementare un sistema di incentivi. Di nuovo, molto spesso le retribuzioni sono molto piatte da un punto di vista delle performance, quindi quando l'azienda va bene si prende 100, quando l'azienda va meno bene si prende 100, quando l'azienda rischia di andare male perché magari ci sono delle cose che si potrebbero fare non si fanno, quotidianamente nel piccolo il dipendente non è ancora 100, e quindi alla fine l'azienda cosa decide? Che magari quel dipendente preferisce fare da meno. Allora forse prima di arrivare lì c'è una fase dove questo l'abbiamo fatto in tante aziende clienti, abbiamo proposto di preparare dei piani incentivi legati a degli obiettivi ben chiari che sono stati formulati, sono stati comunicati, sono stati condivisi e poi fanno parte di un programma di miglioramento che prevede un premio, ma prevede un premio selettivo per il raggiungimento di specifici target, che può valere per la filiale di Milano se li raggiunge, non vale per la filiale di Roma se non li ha raggiunti. E questo mette anche, come dire, il dipendente nella condizione, aspetto fondamentale, di spronare i suoi colleghi, perché spesso questi incentivi sono legati appunto a una determinata area dove lavorano più esattori, a una determinata filiale dove c'è una pluralità di persone, perché voi sapete bene che il controllo dall'alto va benissimo, ma il controllo dal basso è il collega che dice ascolta, no? Non prendermi in giro, se devi fare queste cose le devi fare, lavora bene. Questo si è rivelato un sistema interessante. Ultimo, che purtroppo succede sempre meno, ma in alcuni casi succede, e paradossalmente spesso è proprio l'imprenditore, il decisore ultimo, che si affida alle sensazioni, per carità, l'intuito imprenditoriale è fondamentale, non ci sarebbero le imprese se non ci fosse l'intuito dell'imprenditore, però l'intuito va guidato e, come dire, supportato da informazioni. Va benissimo purché sia una sensazione e un intuito che viene da un'interpretazione di dati, non un intuito troppo, come dire, troppo genuino e poco supportato. Basta, io credo che per oggi quello che potevo trasferirvi ve l'ho trasferito. Vi lascio semplicemente con questo ragionamento, cioè l'idea nostra con Intertronic in collaborazione con Behind è quella di aiutare le aziende che sono interessate a utilizzare ancora meglio lo strumento, non solo come strumento di gestione, ma proprio come strumento di creazione di valore. E lasciatemi dire, esattamente come il software consolida l'esperienza di tante aziende con le quali loro si sono confrontati, la nostra esperienza di consulenti viene da 15 anni abbondanti. Il mio collega e socio, purtroppo per lui anche molti di più, è passato in Italia a lavorare al fianco di aziende che hanno affrontato tanti problemi, tanti temi, tante sfide, tante opportunità, e quindi noi
pensiamo che un po' come il software consolida questo, anche noi in maniera forse meno tecnologica e un po' più artigianale, però pensiamo di consolidare questo.